Buongiorno a te nell'amore di Cristo Gesù, io sono Nicodemo Fabiano e oggi è il venerdì del 16 di luglio del 2021. Noi siamo qui quest'oggi per leggere la parola, concludere questa settimana di letture, sempre leggendo la parola di Dio, perché questo è leggiamo la Bibbia insieme. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì noi stiamo leggendo il libro di Secondo Samuele. Ieri noi abbiamo visto che Davide aveva commesso un grande peccato, aveva preso la moglie di un altro uomo, non era andato in battaglia e quindi negligenza, peccato, ha cercato di sovvertire l'uomo, l'uomo non è andato, era rimasto Uria, era sempre rimasto fedele e alla fine è stato ucciso, perché un peccato ci trascina a fare un altro peccato peggiore ancora. E quindi vediamo che cosa accade durante questa puntata leggendo la parola del Signore. In questo venerdì noi leggeremo il capitolo 12 e il capitolo 13 di Secondo Samuele, parola del Signore. Il Signore mandò Natan da Davide e Natan andò da lui e gli disse: c'erano due uomini nella stessa città, uno ricco e l'altro povero. Il ricco aveva pecore e bue in grandissimo numero, ma il povero non aveva nulla, se non una piccola agnellina che egli aveva comprata e allevata. Gli era cresciuta in casa insieme ai figli, mangiando il pane di lui, bevendo alla sua coppa e dormendo sul suo seno. Era essa per lui come una figlia. Un giorno arrivò un viaggiatore a casa dell'uomo ricco. Questi, risparmiando le sue pecore e i suoi bue, non ne prese per preparare un pasto al viaggiatore che era capitato da lui. Prese invece l'agnellina dell'uomo povero e la cucinò per colui che gli era venuto in casa. Davide si adirò moltissimo contro quell'uomo e disse a Natan: come è vero che il Signore vive, colui che ha fatto questo merita la morte e pagherà 4 volte il valore della agnellina per aver fatto una cosa simile e non aver avuto pietà. Allora Natan disse a Davide: tu sei quell'uomo. Così dice il Signore, il Dio di Israele: io ti ho unto re di Israele e ti ho liberato dalle mani di Saul. Ti ho dato la tua casa, la casa del tuo Signore, e ti ho messo nelle tue braccia le donne del tuo Signore. Ti ho dato la casa di Israele e di Giuda, e se questo era troppo poco, vi avrei aggiunto anche dell'altro. Perché dunque hai disprezzato la parola del Signore facendo ciò che è male ai suoi occhi? Tu hai fatto uccidere Uria, l'itita. Hai preso per te la sua moglie e hai ucciso lui con la spada degli figli di Ammon. Ora dunque la spada non si allontanerà mai dalla tua casa, perché tu hai disprezzato e hai preso per te la moglie di Uria, l'itita. Così dice il Signore: ecco, io farò venire a te addosso delle sciagure dall'interno della tua stessa casa. Prenderò le tue mogli sotto i tuoi occhi per darle a un altro, che si unirà a loro alla luce di questo sole, poiché tu lo hai fatto in segreto, ma io farò questo davanti a tutto Israele e in faccia al sole. Allora Davide disse a Natan: ho peccato contro il Signore. Natan rispose a Davide: il Signore ha perdonato il tuo peccato. Tu non morirai. Tuttavia, siccome facendo così tu hai dato ai nemici del Signore ampia occasione di bestemmiare, il figlio che ti è nato dovrà morire. Natan tornò a casa sua. Il Signore colpì il bambino che la moglie di Uria aveva partorito a Davide, ed esso cade gravemente ammalato. Davide quindi rivolse suppliche a Dio per il bambino e digiunò, poi venne e passò la notte disteso per terra. Gli anziani della sua casa insistettero presso di lui perché egli si alzasse da terra, ma egli non volle e rifiutò di prendere cibo con loro. Il 7º giorno il bambino morì. I servitori di Davide non osavano fargli sapere che il bambino era morto, perché dicevano: quando il bambino era ancora vivo, gli abbiamo parlato ed egli non ha dato ascolto alle nostre parole.
come faremo ora a dirgli che il bambino è morto? Potrebbe commettere un gesto disperato. Ma Davide, vedendo che i suoi servi bisbigliavano tra loro, comprese che il bambino era morto e disse ai suoi servitori: «È morto il bambino?» Quelli risposero: «È morto». Allora Davide si alzò da terra, si lavò, si unse e si cambiò le vesti. Poi andò nella casa del Signore e vi si prostrò tornato a casa sua. Chiese che gli portassero da mangiare e mangiò. I suoi servitori gli dissero: «Che cosa fai? Abbiamo, quando il bambino era ancora vivo, digiunavi e piangevi, ora è morto e ti alzi e mangi?» Egli rispose: «Quando il bambino era ancora vivo, digiunavo e piangevo perché dicevo: chissà che il Signore non abbia pietà di me e il bambino non resta in vita, ma ora che è morto, perché dovrei digiunare? Posso forse farlo ritornare? Io andrò da lui, ma egli non ritornerà da me». Poi Davide consolò Batseba, sua moglie, entrò da lei, si unì a lei, lei partorì un figlio che chiamò Salomone. Il Signore amò Salomone e mandò il profeta Natan, che lo chiamò Iedidia, a motivo dell'amore che il Signore gli portava. Joabe assediò Raba e dei figli di Ammon si impadronì della città reale e inviò dei messaggeri a Davide per dirgli: «Ho assalito Raba e mi sono già impossessato delle città e delle acque. Raduna il rimanente del popolo, accampati contro la città e prendila, perché altrimenti, se la conquisto io, porterà il mio nome». Davide radunò tutto il popolo, si mosse verso Raba e assalì la prese. Tolse dalla testa del loro re la corona, che pesava un talento d'oro e conteneva pietre preziose, ed essa fu posta sulla testa di Davide. Egli riportò anche dalla sua città un bottino grandissimo. Fece uscire gli abitanti che erano nella città, li fece lavorare con seghe di ferro e scuri di ferro e si mise a fabbricare mattoni. Così fece a tutte le città dei figli di Ammon. Poi Davide se ne tornò a Gerusalemme con tutto il popolo. Parola del nostro Signore. Leggeremo ancora secondo Samuele capitolo 13. Dopo queste cose avvenne che Absalom, figlio di Davide, aveva una sorella di nome Tamar, che era bella, e Amnon, figlio di Davide, se ne innamorò. Amnon si appassionò a tal punto di per Tamar, sua sorella, da diventare malato, perché lei era vergine e pareva difficile a Amnon di fare qualche tentativo con lei. Amnon aveva un amico di nome Ionadab, figlio di Simea, fratello di Davide. Ionadab era un uomo molto accorto. Questi gli disse: «Come mai tu, figlio del re, sei ogni giorno più deperito? Non me lo vuoi dire?» Amnon gli rispose: «Sono innamorato di Tamar, sorella di mio fratello Absalom». Ionadab gli disse: «Mettiti a letto e fingiti malato. Quando tuo padre verrà a vederti, digli: fa, ti prego, che mia sorella Tamar venga a darmi da mangiare e a preparare il cibo in mia presenza, perché io lo veda e mangi quel che mi darà». Amnon dunque si mise a letto, si finse ammalato, e quando il re lo venne a vedere, Amnon disse: «Fatti prego che mia sorella Tamar venga e prepari un paio di frittelle in mia presenza, così mangerò quel che mi darà. Allora Davide mandò a dire a Tamar: «Va a casa di Amnon e preparali qualcosa da mangiare». Tamar andò a casa di Amnon, suo fratello, che era a letto. Prese della farina stemperata, l'intrise, preparò delle frittelle e le fece cuocere davanti a lui. Poi prese la padella, servì le frittelle e le mise davanti, ma egli rifiutò di mangiare e disse: «Fate uscire di qua tutta la gente». Tutti uscirono. Allora Amnon disse a Tamar: «Portami il cibo in camera e io prenderò dalle tue mani». Tamar prese le frittelle che aveva fatte, le portò in camera ad Amnon, suo fratello.
Ma mentre glielo portava perché mangiasse, egli l'afferrò e gli disse: «Vieni a unirti a me, sorella mia». Lei gli rispose: «No, fratello mio, non farmi violenza. Questo non si fa in Israele, non commettere una tale infamia. Io dove potrei andare piena di vergogna? E quanto a te, tu saresti considerato un infame in Israele? Te ne prego, parlane piuttosto al re. Egli non ti rifiuterà il permesso di sposarmi». Ma egli non vuole darle ascolto e, essendo più forte di lei, la violentò e si unì a lei. Poi Amnon ebbe verso di lei un odio fortissimo, a tal punto che l'odio per lei fu maggiore dell'amore per cui l'aveva amata prima. Gli disse: «Alzati, vattene». Lei gli rispose: non mi fare cacciandomi un torto». Maggiore non le rispose: «Non fare cacciandomi un torto maggiore di quello che mi hai già fatto». Ma egli non vuole dare ascolto. Anzi, chiamato il servo che lo assisteva, gli disse: «Caccia via da me costei e chiudele dietro la porta». Lei portava una tunica con le maniche, perché le figlie del re portavano simili vesti finché erano vergini. Il servo di Amnon dunque la mise fuori e la chiuse la porta dietro. E Tamar si sparse delle cenere sulla testa e si stracciò addosso la tunica con le maniche, mettendosi la mano sul suo capo, e se ne andò gridando. Absalom, suo fratello, le disse: «Forse che Amnon, tuo fratello, è stato con te? Per ora taci, sorella mia, egli è tuo fratello. Non tormentarti per questo». Tamar, desolata, rimase in casa di Absalom, suo fratello. Il re Davide udì tutte queste cose e si adirò molto. Absalom non disse una parola ad Amnon, né in bene né in male, perché odiava Amnon per la violenza che aveva fatta a Tamar, sua sorella. 2 anni dopo, Absalom faceva tosare le sue pecore a Baal Azor presso Efraim e invitò tutti i figli del re. Absalom andò a trovare il re e gli disse: «Ecco, il tuo servo ha i tosatori, ti prego. Venga anche il re con i suoi servitori a casa del tuo servo». Ma il re disse a Absalom: «No, figlio mio, non andiamo tutti affinché non ti siamo di peso». Sebbene Absalom insistesse, il re non volle andare, ma egli diede la sua benedizione. Absalom disse: «Se non vuoi venire, ti prego, permetti ad Amnon, mio fratello, di venire con noi». Il re gli rispose: «Perché dovrebbe andare con te?» Ma Absalom tanto insisté che Davide lasciò andare con lui Amnon e tutti i figli del re. Allora Absalom diede quest'ordine ai suoi servi: «Badate quando Amnon avrà il cuore riscaldato dal vino e io vi dirò: colpite Amnon, uccidetelo, e non abbiate paura, non sono io che ve lo comando. Fatevi coraggio e comportatevi da forti». I servi di Absalom fecero da Amnon come Absalom aveva comandato. Allora tutti i figli del re si alzarono, montarono ciascuno sul suo mulo e fuggirono. E mentre essi erano ancora per la via, giunse a Davide la notizia che Absalom aveva ucciso tutti i figli del re e che neppure uno di loro era scampato. Allora il re si alzò, si strappò le vesti, si gettò per terra e tutti i suoi servi gli stavano accanto con le vesti stracciate. Ma Ioanadab, figlio di Simea, fratello di Davide, prese a dire: «Non dica il mio signore che tutti i giovani figli del re sono stati uccisi. Solo Amnon è morto. Per Absalom era cosa decisa fin dal giorno che Amnon gli violentò sua sorella Tamar. Quindi non si affliga il re, mio signore, come se tutti i figli del re fossero morti. Solo Amnon è morto e Absalom è fuggito». Il giovane che stava di sentinella alzò gli occhi, guardò e vide che una gran folla di gente veniva per la via di Ponente dal lato del monte. Ioanadab disse al re: «Ecco i figli del re che arrivano. Le cose stanno come tuo servo ha detto». Appena finì di parlare, ecco giungere i figli del re, i quali alzarono la voce e piansero.
anche il re e tutti i suoi servitori versarono abbondantemente lacrime. Absalom fuggì e andò da Talmai, figlio di Ammiur, re di Gesur. Davide faceva cordoglio per suo figlio ogni giorno. Absalom rimase 3 anni a Gesur, dove era andato dopo essersi dato alla fuga. Poi l'ira del re Davide contro Absalom si calmò, perché Davide era consolato della morte di Amnon. Vedete che confusione. Come il Signore aveva detto per mezzo del profeta Nathan, la spada non si allontanerà mai più dalla tua casa e dalla tua famiglia. Quando c'è stato questo peccato di uccidere l'Itita, Uria e anche di adulterio, noi vediamo quello che è successo nella vita di Davide. Davide è stato perdonato dal suo peccato, però le conseguenze del peccato, della sua disobbedienza, gli hanno costato molto caro. Pensiamoci prima, pensiamoci e consacriamo la nostra vita al Signore, impariamo anche dagli errori altrui per risparmiare dolore e tanto mal di testa nella nostra vita. Leggiamo la parola del Signore insieme, lasciamo questa parola parlare alla nostra vita. Io ti saluto veramente con un forte abbraccio, ti invito a venire a ascoltare la parola del Signore questa domenica in via Romagna 268, in via Cesare Pavese numero 8, sia Cesena che a Rimini, sempre alle ore 10:30. Inoltre noi continueremo sempre a pregare lunedì, mercoledì e venerdì, Alba Nuova, potenza nella preghiera. Mandami le tue richieste nel nome di Gesù. Io ti do un forte abbraccio, un santo bacio e prego che la benedizione di Dio stia nella tua vita. Signore, grazie per questa settimana. Grazie per quello che hai fatto, per come ci hai comunicati tanti principi, tanta verità. Signore, ti prego che possiamo mettere in pratica la tua parola, che possiamo fare la tua volontà e desiderio reale e pratico per il nostro cuore. Liberaci dal male e dacci forza per camminare con il Signore, nel nome di Gesù. Amen. Popolo di Dio dice Amen. Allora, un forte abbraccio, continua a camminare con il Signore, nel nome di Gesù.